quanto riguarda il lavoro dei commissari tecnici, il collegio è composto dai signori Somera dal Lazio, i signori Rubino e Mazzanti e Bologna dalla Lombardia. Per quanto riguarda l'organizzatore, il Southgard Karting, ricordiamo il segretario di gara dalla signora Scaroni, insieme al signor Ficarra, addetto al Race Control. Chiaramente la famiglia Corberi, che ormai da più di 27 anni, abbiamo detto che è appena saltato un'edizione, organizza la Winter Cup, ricordiamo, prova di apertura nel calendario CIGFIA, nel contesto internazionale. Un saluto particolare va sempre agli amici, i commissari percorso, i Marshall, il gruppo di Maurizio, che vedremo all'opera anche in questo pomeriggio per la prima competizione internazionale della stagione 2023, una stagione che andiamo a inaugurare con un pallido sole di inverno. Le temperature sono state proprio quelle invernali e c'è stata anche una nevicata nella giornata di giovedì. Quota rosa sia nel personale sanitario che nei commissari di percorso, addirittura un pilota di moto ce l'abbiamo qui in pista e noi rivolgiamo a lei un caro saluto. So ready to go ahead with this with the timetable this afternoon, and with the, we will have five finals and in live streaming by SaturnTV.com, the Italian agency. So the timetable will have the mini group 3, Justin Miotti in the track, which we have to see, and back the final of mini group 3 under 10, the back OKJ 5-2-3, group 3 under 10 2-25, OK 5-3 05 and KZ2 340. This is the timetable: 10 laps for the group 3, 18 laps for the OKJ, 22 laps for OKKZ2. Abbiamo dato distanze e il programma in lingua inglese. Eccola lì la quota rosa dei Marshall, la nostra Lulu, la nostra Fedra, detta Lulu, che espone il cartello dell'un minuto via. Un minuto via, andiamo a riassumere velocissimamente lo schieramento partenza dei 36. Roland Nagy from Slovakia e Young Oguzhai in last row. In row number 17, Matvei Dergunov. And in the right side, Sofia Povashnaya, the only one pink diver, baby race, Parolin Yame, number 554 for the Finn, pink kid. Row number 16, Michele Orlando, l'ultimo degli italiani con numero 557 Formula K ufficiale. Ricordiamo che sono stati 26 bambini esclusi dalle Super Hit che abbiamo seguito questa mattina in diretta streaming. Di fianco Michele Orlando, Ior Kaidon, the Ukrainian Borsch Racing 516 EKS Linzo Engine. Devin Walsh from USA, baby driver, baby race driver academy, Parolin Yame 549. In right side of the USA kid, Daniel Kutskov, Parolin Yame by baby race. So two teammates. The kids 566 the race number. In front of Kutskov, Alexander Leganki, team driver KR Yame 573. 517 from Czech Republic is Zdeněk Babiček, Parolin TM by Tapsha Racing Team. In front of Babiček, Luigi Cocchianella, KPS TM del Tingamoto numero 529, di fianco Cocchianella, on the right side of the Italian Cocchianella, the Swiss Albert Tam, Parolin Yame by Baby Race 567. 510, the Slovakian Alex Molota, AKS TM Firefly Racing Team Slovakian as well. Bogdan Kozma dalla Romania, Kart Republic Yame Engine Team Driver 537, davanti a Bogdan Kozma siamo in undicesima fila, Bautista Panetta, Argentina con licenza italiana, Gamoto, il team EKS TM 528 numero di gara, di fianco a Bautista Paunetta e Riven Esteves, the strong Swiss kid of baby race 553 Parolin Yame. In front of Esteves, Karar Firan, Indonesian, KR Yama Engine 544 by Kidix, so this means Alonso. In the left side of Firan, Gian Matteo Rousseau, Alonso as well, team compagno di squadra, Alonso Yama 541. Arias Boskov dalla Spagna, 555 team driver, Kart Republic Yama. Kasper Reipold, Poland, Lenzo Kart Official 506, go ahead, row number 8, Lyuboslav Rujkov, Bulgarian, 530 KR Yama by team driver, Noah Backlin, pay attention to this Britain kid, 521 KR Yama by Britain team iCart, Piet, e poi il quartetto italiani, 522 Pietro Bagutti, Parolin TM AV Racing, Valerio Viapiana, 533 Kart Republic Yama team driver,
Formula Cup ufficiale 538 Lorenzo L'Amico, Matteo Melli, KS TM del Gamoto 524, pronti al via, buona la prima e vediamo che ha un ottimo scatto Ilia Bereskin dalla prima fila 536, ma è Tim Hugendorf, the Dutch winner of the June Super Hit 540 Alonso. Yame by Kidix leading second place, Baby Race Yame, Parolin Yame 552, the Turkish Iskender, Zulfikari at the knife, third is a Baby Race, this means Kilian Harvick, maybe the USA or Mariano Lopez will be recognized back. Place number four will be recognized Alonso by Kidix, Ilia Bereskin for sure, e Bereskin in quarta posizione dietro Bereskin. Vediamo un AV Racing attaccato da uno dei blu del team driver, quindi un primo giro ancora tutto in assestamento. Per la prima volta al pettine, siamo già al centro del pettine con Hugo. Oh, Bereskin, we will see Bereskin should be in place number 4, the Alonso by Bereskin team driver, so Hugo, Zulfikari, Harvick, Zazzi, ma Harvick in place number 3, Tio, the Malaysian Travis Tio, this is the Alonso by Kidix, first number 4, then Zeyu Shen, the Chinese with the Parolin white, red and black by AV Racing, and Bereskin. Il quartetto degli italiani è dietro a quei tre, ai piloti che stiamo vedendo inquadrati in questo momento. Sofia Povajnaya 35, we remind that the start is not the strong step for the young kid Finn. Il quartetto degli italiani, abbiamo Bagutti ottavo, Melis nono, poi il D'Amico partito male sedicesimo, Luigi Cocchianella ventesimo, il quarto italiano è Pietro Bagutti che non vediamo, ottavo invece, ottavo Bagutti, nono Melis e poi più indietro D'Amico e Cocchianella, il quarto del quartetto è Via Piana che non è nella prima pagina purtroppo. Se terzo giro in questo momento, andiamo a seguire Hugendorf followed by Zulfikari. Have a look at the knife, andiamo a vedere al coltello come si presentano. Ecco il tazzato di testa, Hugendorf, Zulfikari, the dangerous Kilian Harvick from USA, another one dangerous English with the English language is Noah Baglik, number 51, Via Piana, il Mantovano, passato 22esimo, spy di Luigi Cocchianella. Noah Baglik, not a good start for the Britain, is only 14th, back the Peruvian Lopez, that is in place number 13. So, Hugendorf leading, Zulfikari second and Harvick third. Two teammates of Baby Race together in second and third place. Back the only one, Alonso by Kidix, driven by the Dutch Hugendorf. Bereskin e Bosco hanno intanto superato Bagutti, il migliore degli italiani. Oh, intanto out, 529, out purtroppo Luigi Cocchianella. Noi abbiamo visto il suo EKS del team Gamoto recuperato proprio dai Marshall. Hugendorf, Zulfikari, Harvick. Il primo italiano di licenza e di nazionalità, abbiamo Cocchianella purtroppo fuori, Via Piana quindi guadagna una posizione. Harvick è il primo vero giro veloce, ricordiamo il primo italiano di nazionalità e eccezza, e Pietro Bagutti in donna posizione con numero 522 Parolin TM della AV Racing. In the middle of the pettines, Hugo, Zulfikari and Harvick ready to close. They are ready to close the lap number 4. Maybe one penalty. Maybe we will see one penalty. We wait the info from the overlay by TV director. Aspettiamo informazioni dalla regia con Hugo, Zulfikari, Harvick al coltello. Poi si intravede malese Travis Tio, Cocchianella è l'unico ritirato, Sofia Povajnaya 33esima, la quota rosa, Zdenek Babicic 29esimo, poi abbiamo Via Piana che entra alla prima pagina 20esimo, Lorenzo D'Amico, ricordiamo, autore del miglior tempo nelle prove di qualificazione di venerdì, in 18esima posizione. E intanto abbiamo la conferma, abbiamo visto un pilota scendere, scorrere tutta la schermata dei cronometristi e finire seconda pagina, 5 secondi di penalità a Ilia Bereskin. The penalty is there is, and it is for number 536 Ilia Bereskin, 5 seconds of penalty, so this means that Bereskin actually fourth on the track.
is in place number 19. That's incredible. Via piana scende in 21esima posizione, poi abbiamo Michele Orlando 31esimo, qui stiamo seguendo il terzetto Hugendurm, Zulfikari and Harvick. Ivanikov is back Tio and back Bereskin. So we will see what will happen in the second half of this final. Lap number six completed, and so four laps to go. Quattro giri da ancora da compiere. Ivanikov in quarta posizione, ricordiamo Ivanikov, uno dei nomi da seguire per questa finale, sta recuperando. Hugendorn leading, Zulfikari second, Harvick third, ancora via piana 21esimo. Vediamo bandiere italiane, solo un ritiro. Intanto vediamo dalla grafica che lo spagnolo Bosco numero 555 è l'autore del nuovo giro veloce, sesto Bosco con 53 e 107, 53 107, the best lap time for signed by the Spaniard Bosco in place number 6 on the ranking, 7th on the track, based on the penalty for Bereskin, 17th. Iniziamo l'ottavo passaggio, Hugendurm, Zulfikari, Harvick. Ricordiamo sempre i migliori italiani, è Pietro Bacutti alle spalle del britannico Paglen. Intanto Bautista Panetta perde 4 posizioni in un solo giro e cambia, come ci sta indicando la grafica, l'autore del giro veloce torna a essere, come già nella sua super hit, il peruviano Mariano Lopez, 52 secondi e 938 millesimi. Ricordiamo che proprio lui ha stabilito il migliore del giro di gara. Intanto la S si affaccia Zulfikari tries to attack Hugendurm, and the back Harvick is ready to overtake the teammate. Two more laps before the checkered flag. Ancora due giri prima della bandiera a scacchi. Hugendurm, Zulfikari, Harvick. Vediamo Melis, intanto è lui il migliore degli italiani, l'ho un po' saltato in favore di Bagutti. In realtà Melis è sempre stato là nella top 10 ed è ancora nella top 10, decimo, superato da Bogdan Kosma, lo precede il britannico Noah Baglin, che ha superato intanto Lopez. Nonostante il giro veloce, il peruviano non si mantiene nelle posizioni alte della classifica. Ecco il terzetto che lascia lo scollinamento, cambio di direzione, andiamo verso l'S e poi avremo il penultimo pettine. Sembra che nulla possa cambiare, giustamente abbiamo usato il condizionale, sembra, it seems that nothing will change before the checkered flag, but we have the final lap to run, so have a look just immediately now. Hugendurm, Zulfikari and Harvick and Bereskin is catching up, Bereskin 15th in front of Jean-Matteo Rousseau. Andiamo, eccoci verso il coltello, si gira Hugendurm, the Dutch kid looks back, Arias once more, best lap time 52 seconds and 852. So the hill, change of the way and S, siamo la S, vediamo se Zulfikari e Harvick andranno ad attaccare Hugendurm per l'ultima volta nel pettine. Hugendurm con 314 millesimi di vantaggio poteva gestire questo ultimo pettine. Guardate però, Zulfikari le sta provando tutte, Hugendurm chiude e andiamo alla fine con il side by side. Harvick, have a look to Harvick and no, it's Zulfikari the winner with the final rush. Zulfikari winner, second place for the teammate, the USA, Kieran Harvick, started in the slot number 7, and only third, the Dutch, Dean Hugendurm, fourth, the kid from Malaysia, we are speaking about Travis Tio, place number 5 out only Cocchianella, place number 5 for the Spaniard Bosco, author of the best lap time of
competitors of this final, 52 seconds and 852. 52.852 è il miglior giro della gara di Bosco, che va, non va a migliorare i migliori giri, i tempi di questa mattina della Super Heat. Andiamo a cercare gli italiani. Troviamo Melis 11esimo, Bagutti 13esimo, Panetta 22esimo. Vediamo il poi Via Piana invece l'ho recuperato, ritirato Cocchianella, Michele Orlando 28esimo, eccoli Bagutti 15esimo, D'Amico 16esimo, Via Piana.